Proprio a proposito di questa onestà, non so, che mi commuove veramente, perché veramente non credo in niente se non nella bestialità, nella pesante soddisfazione dei miei sensi. Ed è, cioè, di un'onestà incredibile in questo, e però è anche consapevole del fatto di non avere controllo, e purtroppo scivola nell'alcol, nella tossicodipendenza e nella prostituzione, perché a un certo punto non riesce più a uscire dalla dipendenza e perde poco a poco i suoi amici. Muore, ecco, qui è quando era ancora la giovane promessa delle lettere, e qui questa è la sua ultima foto, in cui si vede proprio la fatica, no? Si vede. Muore, no, no, è quello che c'è negli occhi che fa male, insomma, che è l'espressione. Ma prostituzione però, Alessia? Un po' di tutto, qualunque cosa, cioè, non era, alla fine era proprio, addirittura alla fine gli ultimi amici rimasti fanno una colletta e riescono a spedirla in un sanatorio in cui muore, cioè proprio hanno fatto una colletta per farla morire con l'istata, e che insomma era abbastanza. Ora, siccome noi vogliamo, però, vogliamo riprenderci da questa cosa, torniamo. Però, ecco, cioè ho parlato anche di queste figure di donne, insomma, più difficili, perché le vediamo intorno a noi, voglio dire, no? Cioè, quindi, insomma, mi sembrava onesto, ecco, parlare un po' di tutto. Le coppie creative, meraviglia. In questo caso abbiamo delle artiste visuali e due celebri libraie, editrici, eccetera. Claude Kahn e Marcel Moore sono due fotografe. Soprattutto Claude, anche lei, insomma, negli ultimi anni è stato oggetto di un grandissimo interesse. Attualmente c'è una sua mostra alla National Portrait Gallery di Londra, dedicato alla sua opera, molto importante. Si conoscono che Claude ha 15 anni e Suzanne Marcel Moore, il suo pseudonimo artistico, ne ha 13. Sono amiche di famiglia, però insomma si conoscono più intimamente in collegio, e iniziano una relazione che diventa pubblica quando il padre di Claude, che si è separato dalla madre, sposa la madre di Suzanne, che è rimasta vedova. Quindi a quel punto si sentono legittimate a, come dire, uscire allo scoperto. E la cosa che mi piace della loro relazione, perché poi parleremo di altre coppie creatrici, è il fatto che per tutta la vita ognuna ha la sua identità artistica ben definita. Claude Kahn è stata una figura molto importante per quel che riguarda definirla surrealista, però un po' riduttivo, però insomma affine, diciamo, a quell'area artistica, una scrittrice, una sperimentatrice soprattutto visuale estremamente all'avanguardia. Forse adesso siamo più in grado di capirla rispetto alla sua epoca. Marcel Moore è stata un'illustratrice soprattutto, che ha, insomma, lavorato nell'editoria a livelli molto alti, e per tutta la vita vivono insieme per più di 40 anni, per tutta la vita si sono incoraggiate, aiutate e sostenute a vicenda, e nessuna delle due ha messo in ombra l'altra, come dire, questo mi sembra importante. Ci sono alcune delle loro produzioni in coppia. La stessa cosa che è successa con Adrienne Monnier e Sylvia Beach. Qui sono due bellissimi ritratti di Giselle Freund, a colori, insomma, abbastanza rari da vedere. Adrienne Monnier fonda nel 1915 la Maison des Amis du Livre, una libreria, biblioteca a Rue de l'Odéon, che diventa presto un centro culturale importante, perché lei non è soltanto una libraia, ecco, è un'appassionata cultrice delle lettere, che ama creare intorno a sé un gruppo attivo di lettori, di
di lettori che sono anche scrittori, lei stessa scrive, pubblica a più riprese diverse riviste. Silvia Vincè, fra le sue, è un colpo di fulmine un giorno che entra nella sua libreria per acquistare un libro e questa relazione inizia immediatamente e l'aiuterà ad aprire Shakespeare and Company, che è un altro polo culturale fondamentale nella Parigi degli anni 20 e 30. Silvia Vincè peraltro nel 1922 pubblicherà l'Ulisse di Joyce, quindi insomma, guadagnandosi un posto piuttosto centrale nella storia della letteratura mondiale. E, le loro librerie, ecco, la Maison des Amis des Livres e Shakespeare and Company ad un certo punto sono una di fronte all'altra, poi Silvia sarà costretta a chiudere la sua libreria in epoca con l'invasione nazista, perché essendo americana, insomma, viene confinata in un campo di concentramento. La loro relazione è di quelle che durano tutta la vita. Purtroppo nel 1955 Adrienne Monnier viene colpita dalla sindrome di Meynier in modo molto grave, ha un disturbo dell'equilibrio, insomma, e si suicida. Quindi esce di scena in modo piuttosto insomma, violento. E poi ci sono, con questo finisco, una serie di coppie invece in cui io ho presentato delle coppie con una relazione paritaria invece con la preminenza del genio, e in coppia col genio è difficile stare. Margherita Yourcenar e Grace Frick sono un esempio assolutamente pregnante. Si conoscono nel 1937 a Parigi, si incontrano, come dire, immediatamente. Nel 1939 Grace è un'insegnante di letteratura inglese, lavora, è una docente universitaria, e Margherita Yourcenar si è data 10 anni per vivere liberamente e munificamente con l'eredità del padre. Nel 1939 si ritrova senza soldi e peraltro con la guerra in arrivo. Si trasferisce negli Stati Uniti e Grace in effetti, qui vediamo quello che le caratterizzerà per sempre, Margherita in primo piano, enorme, Grace e tutta la loro vita sarà così, diciamo che Grace vivono anche questo è Margherita ad un certo punto compreranno questa bellissima casa nel Maine e Grace si voterà totalmente a Margherita, che la terrà, devo dire, abbastanza nell'ombra, ne parlerà come la sua amica, la sua traduttrice, insomma, da questo punto di vista non è stata molto coraggiosa. Rosa Bonheur, anche lei la signora della pittura francese dell'Ottocento, Peintre Animalier, è specializzata in enormi quadri di cavalli, cioè il più grande misura 5,60 m per 3, qualcosa del genere, rappresenta la Fiera dei Cavalli a New York. È una pittrice che conosce in vita un successo incredibile, ricevendo riconoscimenti a livello internazionale, eccetera. Questa è la casa in cui soffre la sua creazione artistica. E ha due lunghissime relazioni, una con Nathalie Micas, che conosce quando lei ha 14 anni e Nathalie, quindi queste storie iniziano presto, è un elemento, e Nathalie di fatto si vota totalmente a lei per 50 anni. La cosa bella è che quando hanno quei 16 anni il padre di Nathalie muore, sul letto di morte le chiama
e chiede al padre di Rosà di lasciarle stare insieme. Ci sono fatte per stare insieme, facciamo che si proteggano per il resto della loro vita e quindi cerchiamo di aiutarle. E questa cosa da padre a padre è molto carina, devo dire. Sì, di fatto vengono sposate ufficialmente dai loro padri. Alla morte di Nathalie, Rosà aveva già conosciuto una pittrice inglese e americana e inizieranno una relazione che andrà avanti per 10 anni fino alla morte di Rosà. È grazie a Anna Klunk che in effetti parte delle lasciti artistici eccetera di Rosà Bonheur sono stati salvati dalla dispersione degli eredi. Anche Anna era pittrice, come Nathalie di fatto sono state, come dire, votate al genio. La stessa cosa che succede con Louise Catherine Breslau e Madeleine Zillard. La Breslau si trasferisce giovanissima all'età di 23 anni nel 1874 a Parigi per studiare all'Académie Julien, che è una delle rare accademie di belle arti private aperte alle donne, e diventa celebre per due cose: per la sua bravura, perché comincia a esporre subito al salon, e per il suo carattere pessimo, veramente terrificante. E quando conosce la sorella di una sua compagna, Madeleine Zillard, scrive: è proprio stupida, non è veramente interessante. E poi però cominciano una relazione che dura per il resto della loro vita, per cui a volte si può tornare indietro dalla prima impressione. Peraltro, ecco, diciamo che la relazione, è vero che Madeleine Zillard si vota totalmente anche lei, in questo caso abbandona anche lei la pittura per dedicarsi a Louise, ma i quadri, alcuni dei quadri che Louise produce dedicati alla loro vita sono forse tra i primi documenti aperti di un'intimità tra donne vissuta non nella quotidianità, come dire. Sono fotografie di un quotidiano lesbico che all'epoca insomma sono piuttosto rare. Qui abbiamo Controluce e l'esila pensierosa. Sono molto pensierose, secondo me la Breslau è un po' pesante queste foto sempre. E l'ultima, così finiamo, è Gertrude Stein. Vabbè, il genio, lei si definiva genio già credo all'età di 5 anni e per tutta la vita non si è mossa da quella. E quando incontra Aristoclas è amore a prima vista. Gertrude era già un'importante collezionista, una scrittrice molto poco, è una di quelle scrittrici probabilmente citatissime, ma vorrei sapere chi è che ha letto tutta quanta la... Cioè, bene, sono contenta, no? Non si può. Ah, ecco, cioè, ecco, vedi. Alice si vota anche lei totalmente a Gertrude Stein. La Richard Bonnet ha letto tutto. Ah, ecco, perfetto. Si vota totalmente, per quanto poi si ritagli il suo spazio, però mi fa sorridere che forse il libro più letto di Gertrude Stein è Autobiografia di Aristoclas, quindi, cioè, come dire, si appropria anche in questo caso. Questo è il loro celebre salotto con parte della collezione della Stein. E questa, cioè questa foto di Man Ray, secondo me è sempre stata abbastanza emblematica di quello che lasciavano vedere. Però in Il cerchio magico, la biografia di Gertrude Stein, mi ha sempre divertito moltissimo l'episodio, l'aneddoto di, come si chiama lo scrittore americano? Hemingway. Che va a trovarle così, poi esce, si dimentica qualcosa, torna indietro e c'era stato un motivo di nervosismo, eccetera. Sente Alice urlare dalla strada e sente lontano
Gertrude che pigola qualche cosa, ecco. Questa foto mi diverte molto. Bene, ho finito. In realtà questa carrellata era così appunto per riprendere in mano, per tornare insomma a quell'epoca in cui era così facile essere lesbica. Avremmo gli esercizi pratici di identità lesbica. No, no, in realtà mi piacerebbe che se o ne parliamo oppure lo scrivete o lo disegnate, lo animate, come vi pare, che so, riflettere sul quali sono state, su alcune cose, tipo quali sono state le i miti fondanti, quali sono state le figure che ci hanno introdotto, no, all'esperienza lesbica, a cominciare a... Cioè io quando ho scoperto di essere lesbica, da parte sono stata contentissima, però il mio unico punto di riferimento era Lady Oscar. E pensavo di essere l'unica lesbica al mondo, siamo nel 1985, per cui... No? E... Come? No, no, ah. E, poi vabbè, allora a Piazza Farnese c'era ancora la libreria delle donne, andai lì e Rosanna Fiocchetto mi salvò dandomi una serie di libri e di cose. Ecco, mi piacerebbe che chi vuole raccontare quali sono state appunto le figure fondanti, fra queste di cui abbiamo parlato, quali sono quelle che ci hanno più divertite, coinvolte, e quelle qui invece ci siamo identificate, in che modo abbiamo costruito la nostra idea di lesbica, eccetera. Quindi se lo volete scrivere, se ne vogliamo parlare. Abbiamo finito. Bravo. Grazie.